Bentornati su Geek Family Official. Oggi siamo qui da voi con un video tantissimo atteso, l'unboxing della second wave di Black Rose Wars. Non so se l'avete notato. Nella second wave arriveranno i pet. Qua abbiamo i mini Cerbero e il mini Hydra. A me piacciono tutte e due, non so scegliere, ditemi voi. E qui abbiamo l'espansione Inferno per combattere niente po' di meno contro Lucifero, l'angelo caduto. 666, the number of the beast. Ma come avrete sicuramente notato, tutto poggia sulla grandissima Saturn Box, che contiene tutti gli stretch goals sbloccati nella campagna di Black Rose Wars. 396 nuove magie, 73 miniature e un sacco di altra roba per fare male agli avversari. In questo video sentirete anche la voce di mio papà, che mi aiuterà a fare l'unboxing di tutta questa roba. In questo video vedremo insieme, stanza per stanza, miniatura per miniatura, magia per magia. Oddio, magia per magia non lo so, perché comunque sono 400 magie e non ci affittiamo più. Il video verrebbe tipo in 10 ore se sono brava. They're taking the hobby to Isengard, guard. È arrivato il momento di aprire queste enormi scatole, quindi avvicinatevi che le guardiamo insieme. Ok, cominciamo dalle scatole più piccole. Abbiamo il Cerbero, che è un cagnolino che in teoria sarebbe a guardia dell'inferno, ma io non me lo immagino proprio. E l'Idra, che ha degli occhioni bellissimi, ha pure una linguetta da fuori. Nella campagna, come a donna a pagamento, c'erano anche i grifoni e i draghetti. Che stai sentendo male, Gaia? No, sì, in pratica sono bellissimi. Vabbè, qui intanto possiamo vedere i Cerberi e l'Idra, che anche questi sono bellissimi, Ah sì, beh certo, i Cerberi praticamente sono dei carlini a tre teste che sbavano e ronfano tre volte tanto. Ah, iniziamo ad aprirne uno. Che ne sai uno. Che sono, non sono così? No, sembrerebbero infatti. Ok, apriamo. Andiamo questi famigli, apriamo così dall'altro. Che ti aiuto? No, ce la faccio. Allora. Abbiamo qui. Oddio. Yeah. Abbiamo le miniature. Aspetta, stacchiamola una. Cagnetto. Bravo, cagnetto. Vedete proprio con la linguetta di fuori. Vai. Poi abbiamo. Questa è la tana dei Cerberi. Hanno anche la cuccia. Sì. Certo. Una cuccia. Chissà quanta cacca fa un famiglio. Il triplo. Ah, fantastico. Molto comodi. E poi abbiamo la famiglia dei Cerberi. Ah, ma hanno un nome! Oh mio Dio, è bellissimo! Polpetta, Muso e Argo. No, vabbè, no, vi prego, guardate l'espressione della testa centrale di Muso. Cioè, guarda la Gaia, è meravigliosa. No, vabbè, è una cosa incredibile. Ah, troppo bella. Okay. E quindi, e questo che cos'è? Ah, è proprio un mini manuale. Proprio solo per i Cerberi. Solo per il pet. In italiano. In le Je sont fait francese. In immagino tedesco. In spagnolo. E in italiano. Ah, il primo non era italiano. Mi sono sbagliato. E in italiano. Ah, dove c'è le varie modalità. C'è per esempio la modalità in guardia. Questa è in inglese. Giustamente.
No, i famigliati Ah, sono è delle vero. vocazioni speciali. E, ah, perché è il foglietto che si apre. Ah, ecco perché. C'è la posizione di guardia e c'è la posizione di caccia. Certo che questo a cacciare io non me lo vedo tanto, però vabbè. Ah, bellissimo. E Bellissimo. poi. Poi abbiamo questo Ah, i token della stanza dell'Atlante. del Cerbero con i tre token delle evocazioni, dei pet. Abbiamo le carte. Carte cerberose. Apriamo tutto! Apriamo tutto! Ci mettiamo le ditate tutte sopra. Ci sono le carte di Argo. No, qualche cosa di pucciosissimo all'ennesima potenza. No, Poi ci sarà c'è Muso. No, le Muso è. E poi c'è Polpetta! carte di Oddio! temibile, è dal nome. State Polpetta! tremando, vero? No, vabbè. Io, guarda, se li usite come famiglia, io non li potrei mai e poi mai attaccare. Ottimo, un'informazione importante. E ora Ale. abbiamo la famiglia delle idra, non meno carine. Vabbè, È femmina, eh. Sono tutte femmine. allora. Sban, sban, sban. Abbiamo anche qua le miniature. Sono tre. Differente posa. Vediamo un po'. Queste Quale ti sono le piace? zampette. Oh, oddio, guardiamo queste zampette. Zampette. Aspettate che mettiamo a fuoco. Veramente carinissima e pucciosissima. Anche questa. Sembra che stia chiedendo la pappa. Magari i resti di un mago sconfitto. Abbiamo la plancia, La stanza, aspetta che la mettiamo a la fuoco. stanza dell'idra, La stanza dell'idra che abbiamo capito sono degli animali acquatici a cui piace nuotare. Infatti ci sono anche le ombre, di loro che visto? nuotano, sì. E Delle altre che nuotano, quindi è una stanza acquatica. abbiamo anche qua le famiglie. Allora abbiamo Aspetta che mettiamo un po' più in qui. Così, Ale. Tiamat, con la linguetta fuori. Lerna, due teste che dormono, l'unica sveglia. E Locca, sulle zampette. Locca, cocca. Ah, cocca, sulle zampette. Che so, sulle zampette. Vediamo cosa ci riserva il manuale dell'Idra. Troviamo anche qui. L'Italian. Ah, anche qui abbiamo le modalità in guardia e in caccia, la possibilità di evocarlo e le varie carte del famiglio. E ci viene ricordato che fino a quando un famiglio è in vita, il suo mago non può essere sconfitto. Molto importante allora, famiglie. Poi abbiamo i token. Questa è della stanza. Così, scusate, così a disposizione. Con le tre famiglie. Linguette, famiglie, famigli. Famiglie. Le carte. Tira fuori, tira fuori. Tira fuori. Cocca, signori, Cocca e Polpetta sono i protagonisti, sono i nuovi protagonisti di questo gioco. Non ce n'è più nessuno. Evocatori, non morti, cose. Cocca e polpetta. Gaia, che dici? Certo. Troppo forte. Le carte sono tutte multilingua. Ci basta trovare la Quella in italiano. nostra, sì, quella in italiano per usarla al meglio. Termina il movimento. Sposta uno da una stanza in cui è passata Cocca nella stanza in cui si ferma. Ah, quindi è in grado di spostare l'instabilità da una stanza all'altra. Cocca. Vediamo un po' l'Erna. Ok. Ah, diciamo le Idra hanno il potere di spostare l'instabilità da una stanza all'altra. E invece i Cerberi. Cerberi, vediamo un po'. Puoi utilizzare il modello di Argo come punto di partenza delle tue magie di tipo. Ah, gli istantanei.
possono essere, si possono partire direttamente dai Cerberi. Tatticamente è una mossona pazzesca. E tu stai giocando con i pupazzetti mentre io Sono spiego troppo le regole. belli. Va bene, dai, a dopo. Mi metti a nanna? Eh sì. Vabbè. Allora, Vai. mentre mettiamo un po' tutto a posto, che vogliamo aprire? Dopo inferno? Sì, dai, inferno. Zan, zan, Che c'è zan, zan. Lucifero. Lucifero. Ecco. Io lo metto a posto. Metti a posto, papà. Siamo una squadra. Io gioco e tu fai il resto. Ah, interessante come cosa. Vabbè, mettiamo a posto dopo. Col potere del mettere a posto, mettiamo tutto via. Via. Nel frattempo, guardatevi la scatola d'inferno. Dan dan dan. Inferno, devo dire che ha uno dei modelli su cui ero più curioso in assoluto, che è naturalmente Lucifero. Senza dimenticare però Barbariccia. Barbariccia si chiama? Vai, apri tu. Un, due, tre. Olè, no. Pesa troppo? Sì, c'è tanta roba dentro. Beccate questo mostro. Allora, abbiamo la plancia di Lucifero, che è arrivata a Ammazza che... 17 punti, ferita, muore. Muore. Lucifero muore. Vabbè, non può più giocare. Wow. Ah, stupendo. È bello il design... Ah, wow. Grazie. Visto che sono utile. Questo design così argento e oro è stupendo. Un po'. Beccatevi questo angelo caduto in primo piano. Solita plancia super robusta per poterci mettere i quadratini colorati. E abbiamo non uno, non due, ma tre No, regolamenti. quattro, no, 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 solo tre. tre. Tre regolamenti diversi? No, tre No. regolamenti uguali, soltanto che questo è in italiano. Ah, ok. Allora, guardiamo. Ah, no, aspetta, prima possiamo. Gli altri? Questo in... Spiel materia active in In Steine. In tedesco, tedesco, ok. suppongo sia tedesco dal linguaggio E alieno. questo in español, loco, loco. Jugando Inferno in Bene. italiano. Sfogliamo il manuale in italiano. Eccola, Barbariccia, me la ricordavo bene. Capirete che è un modello interessante. Scusa, Gaia. I contenuti, Lo i dico a componenti di mamma. gioco, come setappare il gioco, giocare Inferno, vediamo un po'. Quindi ci dovrebbero essere appunto le stanze nuove, la scheda di Lucifero. Questo è... Oddio, come si chiama? Farfarello. Farfarello? Aspetta. Sì, Farfarello. Il demone che va a punzecchiare. Fastidioso come me. Lo potevano chiamare Gaia. Lo chiameremo Gaia nelle nostre partite. E poi abbiamo le carte azioni di Lucifero. Ah, ecco, qui ci viene presentato, ci sono i centauri. Dico io, Ah, scusa. Farfarello, i centauri, Barbariccia, le arpie e naturalmente Lucifero. Ok. Oh. Ah, Lucifero con due paia di ali. Due paia di ali. Oh, diciamo dopo, che... Vabbè. Setup del gioco. La particolarità di giocare all'inferno, perché nell'espansione Inferno si giocherà nell'inferno. Non l'avreste mai detto, eh? No, effettivamente no. Le capacità dei demoni evocati, quindi Barbariccia, ah, poi giustamente anche Malacoda, Il Cerbero Arpie, Centa adulto. e il Cerbero. No, il Cerbero, questi qua sono tipo dei guerrieri, stanno nella core box. Sono Preferisco quelli più dei piccoli. guerrieri, sì, no, qui sono altri Cerberi. Però giustamente essendo tutti di tipo demone, Creature dentro demoniache. inferno li giochi bene. Ah, e poi c'è la spiegazione di tutte le stanze, adesso la vediamo nel dettaglio. Non sottovalutate la potenza dei centauri, guardate qua che
Che smandrupponi, guardate che grossi che sono. Mazza, potente il centauro. Allora, il centauro ha. Questa è una cosa veramente carina. Vedi che design strano che ha come Sì, arma. delle lame rotanti. E lame rotanti. Ispirazione super robot. E questo qua è il Malacoda, se non erro. Ah, un Un occhio. demone, aspetta, vediamo un po'. Sì, il Malacoda. Ha un È un occhio. Malacoda. Sì, c'ha l'occhio. Anche perché, come vedrai, al posto degli occhi ha le corna qui, quindi. Ah, Mi piace. questo ce lo conserviamo, che vediamo. Le miniature! Oh! Guarda qua che roba che Fai tu c'è. papà che rompo tutto io. Ecco, no, non rompe niente, che sennò qui. Eccoci qua. Allora, Allora, lo no, vuoi? aspetta, iniziamo da quelli piccoli, dai. Vabbè, No, va bene. iniziamo da quello grosso. Allora, fai tu. C'è paura. Tengo io. Abbiamo Lucifero che ha un paio d'ali d'angelo, l'angelo caduto, e un paio da demone, da diavolo. Poi qua ha le gambe, la spada infernale, e qua ha tutti i serpenti. Ah, è fighissimo. Sì, è bellissimo. Praticamente ha anche dei. Aspettate che mettiamo a fuoco da vicino il modello. Ha dei talismani sulle ali angeliche. E poi ha le ali demoniache che sono belle consumate tra dannazione. Ah, e poi sono tipo da pipistrello. Quindi ha anche delle. Due coppie di braccia supplementari, sembrerebbe molto più muscolose su quelle demoniache. La particolarità, come si evinceva anche dal design del personaggio, è che ha un corno solo. Vero. È super belloccio, protagonista di un film. Ha delle braccia incrociate sul petto a mo' di posizione, diciamo, di preghiera. E E altre braccia. poi è fighissimo perché ha praticamente potrebbe volare, ma in realtà è sorretto da queste code di serpente che gli escono. Quante ne ha? 1, 2, 3, 4, 5. No, pure qui. 1, Sempre le stesse. 2, 3, 4, 5. Questa qui è piccola pure. 6 e 7, ha 7 code di serpente. Dobbiamo andare a ritrovare se sta cosa c'ha dei riscontri. 7, forse pure 8 questa qui. Aspetta, mi sono perso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 code. Fissimo. Modello incredibilmente iper mega fanta super Bellissimo. dettagliato. Ecco che vola via. Come un angioletto su nel cielo volerà. Se ti Io intanto innamorerai. ho preso Barbariccia, Barbariccia. che è bellissimo il modello perché ha tutti dei serpenti, è tutto super sottile, quindi fateci Wow. molta attenzione. Wow. Ah, praticamente anche lei ha. Ah, beh, pensavo che uscissero tipo dalla testa a mo' di dread. Dalla schiena. Dalla schiena c'è un. Inquadriamolo bene da vicino. C'è un torrente. C'è un torrente di serpenti che le escono, che la sorreggono sollevandola come Lucifero. Però in più ci sono anche proprio le teste di serpente, che immagino faranno anche tipo degli attacchi. Vedete, ce le ha anche qui sulla spalla. Questa posa così sensuale e letale. Poi abbiamo un'arpia, ce ne stanno ben 8. Ha delle ali e una specie di lancia. E L'arpia senza ali. una lancia con degli spuntoni. Lancia spuntonata. Ok. Poi abbiamo Era sbloccato, me Ok, l'hai no, ho ammorbidito. fatto tutto io. Vai. I centauri con delle lame rotanti.
Centauro che, considerando che l'essere umano gli arriva tipo qui, è bello minaccioso. Poi ha questo design pseudo faraonico, visto? Sì, il casco. Ah, molto figo. E poi abbiamo... Così, vai nella stalla. Gaia! Avevamo detto Dai! che chiamavamo No! Gaia. No, Farfarello! Il demonietto più bello. Che nome gli possiamo dare a Farfarello? C'è Farfarello che è un demone minore, armato di questa doppia falce, vedete anche lui di ispirazione egizia come design. Molto 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 bello. Barbariccia, la rimettiamo. Che verso c'aveva Barbariccia? Così. Farfarello atterra nella sua tana nell'Ade. Lucifero continua a regnare, ma Beh, c'è dove gli un pare, Lucifero? doppio fondo. Tengo. Aspettate perché. Hop. Zan zan zan. Allora. E hop. Abbiamo. Abbiamo un sacco di roba. Questo. Queste, que allora, quelle. No, questo è importante, preserva dall'umidità. Ok, ne abbiamo Ah, tipo ok. mille. Non sono mai abbastanza. Allora, questi sono i token con dei gelati. No, dei. No, sono. Questi sono i token che vanno per segnare tipo le evocazioni e i demoni. Uva, fragola, menta. Sì, come vedete ce ne sono di quattro colori, rosso, verde, giallo e blu, i colori che vuoi tu per identificare i quattro differenti giocatori. E questi Ok. sono i token delle stanze, con il potere quando la stanza viene attivata e dall'altra parte Quando viene quando eliminata. la stanza e il potere è già stata esaurita, diciamo. E poi ci sono questi contatori che credo siano appunto una. Ah, è il grigio anche, 5 giocatori. Una peculiarità dell'espansione Inferno. Dovremo bene vedere il manuale per capire il loro funzionamento. Ci siamo un attimino persi adesso come regole. Ah, questi qua Cosa sono sono? i. Questi sono i famosi fregnetti di plastica per costruire questi qui. Eccoli Famosi fregnetti di plastica. qua. Va bene. Questi? I cubetti? I cubetti neri di Lucifero. Ah, no, erano colorati. O I della cubi erano Rosa Nera. Ah, colorati. quelli dei maghi che fanno i danni, sì. Però Ah, ok. questi Sembrava evidentemente sono. Lucifero colorato. Beh, sì, al limite rosso sangue, rosso Ok, queste cosa sono, papà? fuoco. Queste saranno le carte evento. Le carte evento della da usare nelle varie fasi del gioco. Ah, penso, a queste penso che siano il discorso delle lingue, sì. Sono praticamente, immagino, le Italiano. stesse, esatto, però in spagnolo, tedesco e italiano. Italiano c'è Quindi, sempre. se avete un amico spagnolo o tedesco, potrete regalargli le carte e lui se le troverà già come componente di gioco. Anche qui, indovina un po'. Lucifero. Però, perché sono tre? Tre lingue. Esatto. Italiano. Poi. Spagnolo e tedesco, sempre quello. Ok. Guardiamo quelle in italiano, che così magari ci capiamo Che qualcosa. bello che si segna. Sì, la rosa È nera. Black Rose. È tutto lì il gioco. Sì, lo so. Sì, è bello. Boh. Qua. Eccoci qua. Allora, ah, Ah, abbiamo c'è le anche due carte. Barbariccia. Esatto, abbiamo le due carte dell'angelo caduto. Aspettate che mettiamo bene a fuoco. Abbiamo le due carte dell'angelo caduto. Da questo lato ci permette di evocare Lucifero e agisce immediatamente. E come sapete, caratteristiche Black Rose. Ogni carta, quasi ogni carta, praticamente il 90% delle carte, può essere giocata in un senso o nell'altro e ha un significato particolare. Da questo lato, cioè ha degli effetti differenti. Da questo lato invece ci permette di evocare tre demoni in tre stanze differenti e tutti e tre possono agire immediatamente. Però in questi tre demoni che si possono evocare non possiamo elencare né Lucifero né Barbariccia, altrimenti sarebbe non sgravata di più.
Invece per questa abbiamo la possibilità di evocare Barbariccia e farla agire immediatamente. Oppure Oppure. prendere il controllo di tre vocazioni possedute da altri maghi. E rimpiazzare le dolorose con le due. E in più guadagnare immediatamente 3 punti vittoria. Che poco non è. Anche la carta di Barbariccia sa il suo perché. Quindi, se ci sono tante evocazioni, forse conviene non giocarla lato Barbariccia, ma andare a rubare. Tante evocazioni non nostre, ma andare a rubare quelle degli altri. Bene. Molto, molto interessante. Poi abbiamo Questi sono. le fette e le stanze. Col riassuntino. Indovinate perché sono tre. Sempre quelle. Vediamole un po', un attimino. Apriamo sempre quelle Italiano? in italiano. Certo. Spagnolo ancora un pochino, il Poi voglio tedesco. leggere il tedesco. Prego. E ce ne sono per una per ogni giocatore. A noi ce ne basta una. Dove abbiamo il cerchio dei lussuriosi, la bolgia dei ruffiani, la bolgia dei Poi, bolgia dei barattieri, cerchio dei traditori e bolgia dei maghi. Poi, selva scura, girone dei bestemmiatori ladri. e cerchio dei golosi. Figo, voglio andare con l'ozio. Mica sono finiti, Ah, wow. eh? Eh sì, abbiamo l'antinferno, il cerchio degli eretici, il girone dei suicidi per le stanze grigie. Poi, bolgia dei simoniaci, limbo. E il cerchio degli avari, porta Per le stanze gialle, mentre per le dell'inferno, girone degli omicidi e cerchio degli iracondi. rosse, Iracondi, iracondi! Non so cosa i racondi. significa, I quindi. racconti, quelli che si arrabbiano sempre. Tipo tu? No, io non mi arrabbio mai. E poi c'è. Io porto. Sì, un pochino sì. Porto rancore io, sono tipo Ennano, ho il libro dei rancori. E poi abbiamo il tartaro, che non è quello dei denti, ma è quello dell'inferno. Adesso questo ce lo teniamo perché così, man mano che prendiamo le stanze. Voilà, faccio Voilà. quante sono. Lo Le Gesonfè. tolgo questo. Eh sì, togliamolo, se no non riusciamo ad aprirle. Poi metti a posto, papà. No. Iniziamo. Qual è il primo? Vai. Bolgia dei simoniaci. Allora, aspettate che inquadriamo bene. La bolgia dei simoniaci. Speriamo di pronunciarlo bene questo simoniaci perché è un termine che è un po' alieno anche per me. Ci permette di scegliere una carta dalla pila dei. Ah, mettiamola. Ah, beh, sì, perché sta sul token. Ci permette di scegliere una carta dalla pila della libreria, degli scarti della libreria, e subire un danno per poter ripetere l'effetto. Ah, quindi possiamo farlo per due. Possiamo Ah, prendere wow. una carta dalla pila degli scarti, ci facciamo del male e ce ne spariamo un'altra. Questa all'inizio, soprattutto, o al momento giusto, è da paura. Poi abbiamo limbo. Il limbo. Che non è un ballo caraibico, ma è un ambiente dell'inferno, anche qui. E cura 3 danni a te stesso o cura 2 danni ad un'evocazione di Lucifero. Disegni sono sempre bellissimi. Sì. Vedete, il limbo è quella specie di falso paradiso dove ti scordi tutto. Infatti, vedi che è un po' diversa da un ambiente, diciamo, dell'inferno, no? Oh, Luce, scusate. Un casino. il cerchio degli avari. Il cerchio degli avari. Peschi 2 carte dalla luna attuale e poi Mazza peschi quanta una gente carta che c'è evento. Dove? nel cerchio degli avari. Molto Beh, sangue. soprattutto al giorno d'oggi la cerchia degli avari è inflazionata. Poi, Attacchiamo le stanze grigie. antinferno. Che c'è un tipo delle api assassine giganti. Mazzo. Veste, sì. Oh. Infligge 2 danni ad un modello entro uno. Ah, questa è proprio attacco secco. Boom. Ciao. Il cerchio degli eretici. Pesca e ordina come preferisci le 2 prime carte azione di Lucifero Chi e poi sono gli subisci un eretici? danno. Gli eretici sono quelli che non credono in Dio. E quindi Sì. vanno all'inferno. Certo. Ma non dovrebbe essere dalla parte di Lucifero? No, non credono in Dio, quindi vanno all'inferno. Ah, ok. Vai. Poi il girone dei suicidi.
Evoca un'arpia nella stanza. Puoi subire un danno per attivarlo immediatamente. Ah, quindi ci sono parecchie. È già la seconda stanza che incontriamo che ti permette di subire un danno per aumentare l'effetto della stanza. Mi E sa che quelle che sarà. hanno delle facce. Eh sì. Mi sa che. È un passo famoso di Dante. E mi sa che sarà un po' la caratteristica che ritroveremo in altre stanze, quella di poter subire danni per poter aumentare l'effetto della stanza. Già la seconda. Stanze Ok, porta rosse. dell'inferno. Pesca tre carte dal tuo grimorio e poi scartane una. E subisci Lasciate un danno. ogni speranza voi che entrate. Noi per giocare a Inferno entreremo nell'inferno. Ma no, grazie. Non voglio andare all'inferno. Allora ho vinto io. No. Cerchio degli iracondi. Muoviti in una stanza occupata da un altro mago entro il tuo movimento e attaccalo. Se non è sconfitto, ti infliggi un danno. Quindi è una sorta di piccolo teletrasporto per attaccare. Girone degli omicidi. Allora, l'ultima stanza Ma rossa. dove puoi portare? Evoca un centauro nella stanza. Puoi subire un danno per attivarlo immediatamente. Anche qui si subisce un danno per attivare immediatamente e potenziare l'effetto della stanza. Cerchio dei lussuriosi. Andiamo sul viola. Allora, cura due delle ferite. Le evocazioni di Lucifero con la più alta aggressività agiscono immediatamente e guadagna un punto, un PP, un punto vittoria. Bolgia dei ruffiani. Gioca, sei bravissima, amore, a leggere queste. Sono un Non ruffiano, sei le bravissima. leggo anch'io. No! Gioca una magia dalla tua mano e pesca una carta evento. Ah, però, questa non è niente male. Forte, e poi i fiori sono belli. Perché ricordiamoci che in Black Rose devi preparare prima le magie, Sì, e poi lanciarle. Devi cercare di dedurre quello che giocheranno gli altri avversari nel tuo turno e devi decidere anche l'ordine. Quindi la possibilità a un certo punto di attivare la stanza e di giocare una magia in più. Praticamente normalmente sono 3 più 1. Quindi ne giochi addirittura una quinta con una mano bella ricca. È veramente molto forte. Poi Ah, guarda, abbiamo. dietro anche. Questa è la stanza distrutta. Così sono le stanze normali. Quando c'è l'instabilità che è piena, che ha riempito la stanza, Si trac, distrugge. la stanza è distrutta e Con i fiori l'effetto è perso. appassiti. Eh sì. Bolgia di ladri. La bolgia dei ladri. Questa Tutti serpenti, sei tu piante. quando mi rubi i soldi appoggiati sul Non ti muretto. rubo i soldi. Guadagni la corona di Minosse. Se già l'avevi, subisci un danno. Chi perde la corona, subisce un danno. Ed è una stanza viola. Bolgia dei barattieri. Evoca un farfarello nella stanza e puoi subire un danno per attivarlo I immediatamente. barattieri chi sono? Non ne ho la più pallida idea. Quelli che facevano i baratti. No. È illegale. Adesso questa cosa ci informiamo e poi la scriviamo nei commenti chi sono i barattieri. Vai. Cerchio dei traditori. Un mago entro una stanza perde un punto vittoria e tu guadagni un punto vittoria e subisci un danno. Magari è il punto vittoria della vittoria. Un lago ghiacciato Bolgia dei elettrico. maghi, che figa. Esatto, perché evidentemente i maghi andavano all'inferno. Puoi copiare l'effetto di un'altra stanza, ad eccezione del Tartaro. Lucifero guadagna un punto vittoria. Quindi è come se fosse la rosa nera. Distrutto. Selva oscura. Riduci il tuo perilium di 2. Incrementa di 2 il perilium di un altro mago. Ah, questo pure non è niente Girone dei bestemmiatori. male. Con la pioggia di fuoco, vedi? Che figa. E infliggi un danno ad un modello entro uno, quindi anche qui danno immediato. Ecco, questa sembra fare male, il cerchio dei colossi. Forse. Evoca un cerbero nella stanza, Dove poi volevi sub. andare tu? Il cerchio dei colossi, dove hai Ah, detto che volevi andare? non ci vado più. Evoca un cerbero Troppo nella tardi. stanza, puoi subire un danno per attivarlo immediatamente. E Vediamo. l'ultima Leggo io. L'ultimo è titolo. il Tartaro. Ovvero il trono di Lucifero, ed è il trono ghiacciato di Lucifero. Che ti permette di scartare tre magie alla tua mano, poi pescare tre magie dimenticate e aggiungerne una alla tua mano, mettere le altre in fondo al mazzo delle magie dimenticate e pescare una carta azione
Di Lucifero. praticamente come la stanza della rosa nera dell'inferno. Com'è distrutta? È distrutta, c'è il sangue. Avrei sconfitto Lucifero quando la distruggi. Come vedete, ne serve veramente tanta di instabilità per riuscire a distruggere la stanza del Tartaro. Certo, il trono di Lucifero. Mica fresca. È Abbiamo finito gigante. il nostro unboxing. Ah no, ci manca la Sator Box. Praticamente siamo neanche a metà dell'unboxing. Sono più bella di Lucifero, vero? Allora, velocissimamente rispariamo Vai, tutto, schiocco le dita e ovviamente. deve essere tutto a posto. Schioccale piano. 3, 2, Oh mio Dio, 1. no, oh mio Dio, non ce la faccio. Non terminano bene, vabbè. Tu non ci hai neanche provato, quindi non Sei sapevi stata niente. bravissima. Pensavo ci fosse la famiglia Adams qui in stanza con noi. Rebecca. Wow. Questo ti piace a te? Pa 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 pa. La facciamo a inquadrarla tutta. Sator Arepo. Vabbè, non è un'evocazione o qualcosa, Non lo vero? so, tu prova, vediamo se alla fine succede No! qualcosa. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Oh, ho sentito il rumore. Dai! Apriamo questa scatola. È veramente incredibilmente pesante. Mastodontica. Mastodontica. Ah, guardate, aspettate. Parole che ho imparato. Come il mio appetito, mastodontico. E qua ci sono elencati tutti i componenti nella scatola. Leggo 73 nuove miniature. io. Scusa. 73 nuove miniature. Espansione dei maghi. Con 67 segnalini, 6 schede del mago e 24 maghi asimmetrici con abilità Che uniche. vuol dire asimmetrici, ok? Tutti diversi. Vabbè, la si cavata. Espansione modalità solitario. Sarai solo tu contro la rosa nera per giocare da soli. Espansione modalità campagna, 17 nuovi maghi, con 17 naturalmente carte mago e 51 magie. Magie personali, perché ogni mago poi ha la Ha delle possibilità, magie. ha delle magie Solo per lui. proprietarie, esatto. 11 nuove scuole di magia, 396 magie, che poi vi elencheremo tutte, no? No, sì, Papà vi elencherà tutte. ah. 9 magie dimenticate. 13 nuove stanze e un pacchetto lingua. Ah, pacchetto lingua, ti pare poco. Sono 500 carte tradotte Sì, lo aggiornate, so. sia per il gioco base, Ah, Chrono, che era realizzatore, pacchetto l'espansione. lingua, che figo. Eh sì, e Hidden Torts, che era l'altra, che era quinto e sesto giocatore. L'espansione per fare quinto e sesto giocatore. E ora vediamo che c'è dentro. Pesa? Pesa tantissimo. Pesa veramente un po'. Badabom! No, aspetta, quest'altra Voglio farlo io, parte. Aspetta. badabom! Badabom! Non ho fatto il botto, l'ho L'ho frenata! tenuta, scusa. Adesso rifacciamo. No. No, dopo lo faccio. No, non lo fai neanche tu. Chi te lo dice? Ok! Allora, wow. Questa qua. Che cos'è questa qua? È l'evocazione. Allora abbiamo il manuale Ah, l'evocazione. in italiano, questo qua. Sì. Nuove. Le nuove regole con il setup modificato. La possibilità di diventare che il mago si trasformi in una evocazione. Figo. La regola dell'evocazione evanescente. E poi la descrizione delle nuove scuole di magia. Le nuove scuole di magia Quante erano? sono. 11? Adesso leggiamo. Inganno. Ah, scusa. Non fa così. Dio sciga debole. Inganno.
Omnia. Vabbè, inganno, di. La felicità, la spensieratezza e la meraviglia sono sentimenti potenti. Sciocco il mago che li sottovaluta. Elementi chiave della scuola. Muovere gli avversari, rubare punti poteri, posizionamento, instabilità, danni singoli, infestazione e disturbare gli avversari. Che ti sta bene a te sta scuola? Affinità con le altre scuole? Nessuna. O forse tutte. Difficoltà medio-alta. Omnia, il vero potere è conoscere tutto. Tutto e niente. No, tutto. Tutto. Elementi chiave della scuola. Uccisioni. Punti potere, instabilità, missioni ed eventi. Fa tutto in effetti. Affinità con le altre scuole? Tutte. Tutte. Difficoltà? Facile. Fa tutto, fa. Voglio giocare a Omnia. No. Sangue, la tua cremisi linfa vitale. Non Cremisi. la tua cremisi linfa vitale. Non desidera altro da me, poiché nulla può eguagliare il suo potere. Elementi chiave della scuola: uccidere avversari, che già può essere un vantaggio. Questo è uno dei maghi sbloccati, Arianna. Bella. Danni corpo a corpo, movimento. Azioni di Asomer, veleno, danni. Ashomer. Ashomer, veleno, danni ingenti sul bersaglio singolo, combinazioni con presenza Ashomer. Ashomer è questo. Sì, È sono qua. un coso enorme, esatto. Elementi chiave. Ah, Ah no. scusa. Affinità con le altre scuole, trasmutazione, incantamento e mito e difficoltà bassa media. Poi Ah, l'elementale. questa mi piace troppo. È bella, è bella. Magia elementale con le evocazioni mentali è troppo figa. Impult. Impuri, Impuri. che E input. che ne so, non leggo. Impuri, alteratori, violentatori della nostra terra. Noi siamo il vostro castigo. Infine giunto. Elementi chiave della scuola. Uccidere avversari. Danni ad area. Aria. Ad area, instabilità, evocazioni, sinergia tra gli elementi. Ok, affinità con le altre scuole, distruzione e necromanzia. Mamma mia, voglio fare l'elementale necromante E difficoltà media. Questa è per te, Baddica. io. E questo è il tecno vichingo, tu non lo conosci, ma questo è Sì, un... è bello, No, il tecno vichingo è è bello. un personaggio famoso della rete ed è un video vecchissimo. Bardica. La musica è la chiave dell'anima, il canto d'un velo di eternità. Sfidaci e sarai come un marinaio tra le sirene, perduto. Elementi chiave della scuola: manipolare avversari, guadagnare punti potere, risolvere missioni, disturbare il gioco degli avversari, avvantaggiare avversari e cura. Affinità con le altre scuole: cospirazione, illusione, distruzione, divinazione e mente. Difficoltà alta. Eh sì, tutte quelle che sono un po' manipolatrici sono più difficili da giocare. Questa piace Cartomanzia, bella! Le carte non sono semplici strumenti di veggenza. I tarocchi manipolano il destino a te. e possono. Manipolano. Manipolano, l'ho detto. Il destino e possono influenzarlo nel bene e nel male. Figa. Elementi chiave della scuola: uccidere avversari, pescare carte, scartare carte, punti poteri, missioni e evocazioni. Affinità con le altre scuole. Divinazione, necromanzia, mente e elementale. Difficoltà media alta. Poi, mente, Circe. Quello è Circe, sì. L'unico vero controllo degno di essere esercitato è quello della mente. Il pensiero plasma la realtà e io plasmo il pensiero. Elementi chiave della scuola: controllo avversari, trappole sostanze, sottrarre punti poteri, infliggere danni, trasformazione avversari in porco uomini mutati, controllo bestie. Porcuomini mutati fa veramente È una cosa seria. ridere. Sì, scusa. Affinità con le altre scuole: illusione, cronomanzia, cospirazione e sangue. Difficoltà media. Non devi toccare. Incantamento! C'è un ciclope. Sì, quello è, come si chiama, Bronte. Suo È nome. mago. Sì, vai ad in faccia. È un mago forgiatore. Praticamente, tipo le evocazioni sono delle armi magiche che danzano per la stanza e attaccano gli avversari. È un ciclope. C'è un occhio solo. Lo so. Gli dèi mi hanno dato di questi poteri, adesso anche loro tremano al mio cospetto. Elementi chiave della scuola: uccidere avversari, danni ad area,
Potenziamento, attacchi fisici, risolvere missioni, punti potere, attivazione stanze, sinergia tra equipaggiamenti. Affinità con le altre scuole, trasmutazione, mito, sangue, divinazione. Difficoltà medio o bassa. Ah, figo, demonologia, questo me l'ero scordato. Quella è Tora, ha tutte le evocazioni in stile giapponese, come mi sa. Bella. Sotto la maschera si celano i miei mille volti. Tramite esso ho ingannato, corrotto e sottomesso i demoni che infestano le terre dei miei avi. Ora imparerete a conoscerli. Gentile. Elementi chiave della scuola. Uccidere avversari. Gentile, movimenti chiavi, uccide avversari. Danni ad aria, evocazioni, demoni controllo demoni e trappole. Affinità con le altre scuole, distruzione, elementale e vuoto. Difficoltà media bassa. Il vuoto. Arriva la mia preferita! La mia È preferita! bella. Il vuoto! È bella, è bella. Lo posso leggere io? Il vuoto ti guarda, il Non più vuoto ti titoli, sì. attende. Dai! Sì, leggi. Il vuoto ti guarda, il vuoto ti attende. Essenziale, terrificante, inevitabile. Abbandonati a lui e dimenticherai Ma che anche la morte! è Elementi chiave della scuola: instabilità. Muovere instabilità, magie di immunità, distruzione stanze e evocazione demoni. Affinità con le altre scuole, trasmutazione, demonologia e mito, difficoltà media. E il suo magnifico mago si chiama Howard, come Howard Philip Lovecraft, il papà di Cthulhu. sia. Lo Oppure lo chiama Abdullah Al-Azzared, come l'autore del Necronomicon. Cronomanzia è fortissimo. È difficile da giocare, ma controlla il tempo. è. Eh sì. Il tempo è il secondo più grande tiranno di ogni universo. Il primo sono io. Modesto. Il mago si chiama Modesto. No. Come si chiama il mago della cronomanzia? Bom bom bom. Ah, Telmia. Elementi chiave della scuola, rubare punti potere, trappole, protezioni, uccidere avversari, effetto interruzione, magie giocate dalla mano. Affinità con le altre scuole, cospirazione, distruzione, divinazione, illusione. Difficoltà alta. Sono finite le scuole! Queste sono le scuole. Non dà paura. Inganno, Omnia, Sangue, Elementale, Bardica, Cartomanzia, Mente, Incantamento, Demonologia, Vuoto, E Cronomanzia. basta. E no, e poi combinale con tutte le altre che già Ah, sono ecco. uscite, praticamente vengono fuori 100 partite uniche. Poi c'è la descrizione dei componenti, con i nuovi segnalini attivazione, le missioni in solitaria, gli eventi in solitaria. Abbiamo il setup e come giocare in modalità solitaria. Ah, e poi, ah, vedi, questo è molto carino. I I mazzi già mazzi fatti. sì, i mazzi precostituiti. Le nuove stanze con gli effetti. Questo è fantastico. Questo, indovina come si chiama? Si chiama Dagon, se ricordo bene. Che è l'evocazione principe della. Me lo compri? C'è dentro, amore. C'è dentro. No, quello vero. Le sì, così. Come Ma. animaletto. Sì, in Al posto giardino. del criceto. Ok, questo invece è come fare la campagna. Si parte da Torino. Sì, Vero. sì, perché ricordiamo che i giochi della Ludus, di tutto questo universo, sono tutti ambientati in varie epoche temporali, ma sempre in Italia. Poi si va a Plymouth in Inghilterra, Plymouth, Versailles in Francia, Siviglia in Spagna, Buda in Ungheria, Amsterdam in Amsterdam in Olanda. Olanda e Bronte Regno di Nel Sicilia. Regno di Sicilia e qui c'è E magia asimmetrici. la possibilità della scheda di campagna, quindi come si arriva poi attraverso i vari scenari al gran finale per vedere chi ha vinto. Questa sarà veramente Una la cosa cosa più molto bella. giocata, la cosa più giocata poi dopo. Oh, Ora andiamo a ma c'è qualcosa vedere. sotto il regolamento, Non l'avrei mai incredibile. detto, tutta questa scatola solo per quello. Allora. Ah, vediamo un Che po'. belle! Eh sì, queste sono le nuove. Plancia di gioco? Sì, che sono chiuse con l'adamantio e quindi non si possono. Non ce la faccio ad aprirle. Sono io. L'avrei dovuto aprire in precedenza. Intanto guardate me che sono bella. Non ti vedono neanche. Prompo, forse. Ah sì, forse sì. Eccoci qua. E allora. Per ogni giocatore c'è un Verde. colore.
Indovina un po' qual è il tuo preferito. Abbiamo un verde, rosa, un giallo, un blu, un grigio e Bello questo rosso. comunque è rosso. Quale ti piace più? Rosso. Ma dai. Avrei detto il rosa. Sei No. sicura? Sicura. Un rosa Barbie? Ok, andiamo avanti. Abbiamo. Ah, questo è un crossover con è un crossover con l'altro gioco di successo del Ludus, che è Sine Tempore, che ha un'ambientazione futuristica, dove c'è il loro personaggio che comunque trova riscontro anche in Novetas, che è Old Jukas. Ho la scheda dentro. Questo c'è. Possiamo giocarlo in maggio in Nova Etas, in Sine Tempore e in Black Rose Wars. Anche in Black Rose. Sì, ecco qui. Bello. Poi abbiamo i personaggi. Anche qui estrema difficoltà nell'aprire le schede dei maghi. Io ce la faccio. Ma tu sei più brava in tutto, amore mio. Lo so, grazie. E qui abbiamo Marco. Marco, di Marco e Star, Bello. no. Poi abbiamo Genève, Genève. che è della scuola, non mi ricordo. Tessa, che è quella della Bella. trasmutazione. Jafar. Cattivo di arti. Sì, il cattivo di Ale. Rebecca, negromante. Nero, il mago della distruzione. Medusa. Medusa, che era il mostro che adesso si può anche giocare. Vivian, Vivian, che è il bel cappello. ispirato al Black Mage. Tora, Tora, che è quello a della ispirazione demonologia. giapponese della demonologia, bravissimo. Questo leggilo tu. Tlayuke, Tlayucole, Tlayucole, Tlayucole. Tra che è il mago della elementale. Telmia. Telmia, che è quello della cronomanzia. Sculptor. Sculptor, cioè, raga, ma boh, aspetta un attimo. Chi è? A Del me il cosa? potere! Chi è? Quello di He-Man. Esatto, il cattivo di Men è Skeletor. Dobbiamo trovare la miniatura assolutamente dopo. Old Jukas, che l'abbiamo visto. Del Howard, vuoto. del vuoto. Cioè, ma che gli vogliamo di Howard? Anche il cappuccio stiloso. Alla moda, me lo devo Giustamente, comprare. Gaia, giustamente, quando ha visto la figura, ha detto: ma come fa a vedere? Ma. O a respirare comunque. O a respirare? Magari è traspirante. Anche Dukas, Dukas che è. questo. Che carino. Eh sì, praticamente lui si è intrufolato. La storia è carinissima. Praticamente lui si è intrufolato dentro la Gilda. Nessuno è mai riuscito a cacciarlo. E lui è convinto di essere un mago. È stupendo. È ispirato a Topolino. Vedi che c'è il Sì, è besito. vero. Davide Schiavon. Schiavon. Davide mi sembra si chiamasse. E, Di Schiavon. che ha. Praticamente lui era. Se ben ricordo, è tipo un alchimista, è colpito, Veneto, colpito durante una mareggiata, il suo laboratorio gli si è riversato tipo tutto addosso e lui è diventato completamente invisibile. Corax. Korax, che non ricordo qual è, Circe, Circe, Circe ti piace, eh? Circe è molto bello. Bronte, Bronte, il mago forgiatore. Bella, Bella, ispirata a un personaggio di un fumetto che tu al momento non puoi leggere, che è Berserker. Baba Yaga, Eh? Che robetta, Baba ammazza Yaga. come hai disegnato bene. La maga della cartomanzia è Baba Yaga. Arthur Vox, altresì detto Tecno Vichingo. Arianna La maga dell'Omnia. e Eliumbra. Eliumbra, il mago del sangue. Carino. Beh, guarda, tutto mi viene in mente tranne Cario quando guardo. Bello.
Sì. Poi che cosa abbiamo? I token! 1 miliardo di token. E questi, se avete dei bambini, sì, Gaia odia i sacchetti in gel contro l'umidità. Abbiamo scoperto questa cosa oggi. Se avete No, dei mi bambini, piace. faranno a gara a Bucarli. stappare tutti questi token. Io lo faccio con mio fratello. Lo so, lo dico apposta, infatti. Ah, queste sono la, questa è la carta spiegazione di Sine Tempore per Odd-Jugas. Che Porca belle. miseria. Quanta roba. Oh mio Dio. Da che iniziamo? Aspetta, iniziamo dal togliere questo. Poi apriamo tutto e ci giochiamo con i pazzetti. Sì, E è cowboy agli indiani. Ecco. poi metti a posto tu. Vuole? Fuori uno. La scopa di Topolino. Aspetta, mettiamogliela vicino. Aspetta, reggila tu questa. Dun dun dun. Vai a mettere a posto la mia stanza. Sì. Quindi questo è Dugas. L'abbiamo facilmente identificato. Poi abbiamo. Questa era. Come, Bella. bella. Questa è bella. Molto bella, bella. Scendiamo. No, rimaniamo in linea. Ecco il Tecno Vichingo. Questi sono i personaggi. Sì, quelli di colore così più chiaro sono i maghi che si possono utilizzare. Questo è il Tecno Vichingo col suo mandolino metallaro. Abbiamo Circe. Ho saltato la fila, però è troppo bella. Quante mani ha Circe? Sei? Svariate? Sì, è molto comodo. Avere 6 mani? Eh beh sì, pure un sacco di roba. Allora, rimaniamo giù e abbiamo proprio lui. Old Jukas col suo bastone ipertecnologico. Questo è un personaggio che troverete sempre nei crossover del Ludus Magnus. E basta. Ah, questo è carino. Vivian, Ok. il Black Mage. Dopo te lo faccio vedere qual era il Black Mage originale. Ah, comunque la miniatura è. È fatta benissimo. Mamma mia, che figa! È veramente bellissimo. La cosa più bella, naturalmente, è il cappello. La sua faccia? E non Sotto ce il l'ha la cappello? faccia. Eh Ah sì, no, non c'è. è tutto lì. La faccia. Non gli si vede. Come non si vede la faccia di Davide Schiavon? Lui però la faccia ce l'ha, No. però è invisibile. Sì, è invisibile. E guarda che figo. Vabbè, a Che parte. bello! Hai visto che gli manca. Le Noterete che. parti del Le corpo parti del corpo sono scoperte. invisibili, come le braccia, il viso e le È gambe. fatto benissimo, come le altre miniature. E guarda un po' che ha dietro il mantello. Simpatico. Ha tutte le maschere. Lui praticamente indossa le maschere differenti. C'è anche sul bastone in Sì, mano. sì, sì, sì. È tipo un illusionista invisibile. Questo Questo è Korax. Come non riconoscere Korax? Sicuramente ha tu. un uccello. Sì, c'ha l'uccello che gli dice svolta a destra. Il mago è il libro degli incantesimi in mano, il suo bastone e il mantello incredibilmente mosso dal vento. Ha la rosa sul libro. Oh, guarda che chicca che hanno dato Gaia! Sul retro del tomo di magia del Grimorio c'è lo stemma della rosa nera. Wow, È anche sul bello, davanti. sì, vabbè. Tu intanto non l'avevi notato. Assolutamente no, né sul davanti né sul dietro. Rimaniamo, quindi saltiamo alla seconda fila dove abbiamo Eliumbra, il mago del sangue, che praticamente immagino sia una sorta di assassino psicotico, essendo sai, il mago del sangue. Vediamo se c'è Magic qualche. Missile, Magic Missile. Beh, colpiscono le mani che sembrano scheletriche, che dici? Sembrano Sì, sono fatte benissimo, sono sottilissime le dita. scheletriche Sì. proprio, eh? Poi ha una miriade di pugnali e ha una faccia che urla qui. Tutti simpatici, eh? Vabbè. Magic Missile, Magic No, che Missile. meglio. Questo è. Ah, questo è il mago elementale. L'elementare, sì.
come si chiama? Era quello del nome impronunciabile? Tlawikole. 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 Perdonateci la scelta Neanche voi degli sapete accenti. pronunciarlo, ammettetelo. Col suo bastone elementale. Fighissimo. Bello, Ah, poi abbiamo il cronomante, Telmia, che infatti ha dalla sua, vedi, sì. la glessidra con le spire del tempo. Bella. No, ma guardate, vi I prego, davanti, dettagli. i dettagli dei vestiti dei maghi sono qualche cosa d'assurdo. Voi ci riuscireste Ah, fa che... a scolpirlo? Ma che sei matto? Ah, questa è Arianna, la maga dell'Omnia. Mamma mia, che fa tutto! Che fa tutto. Dice, quali sono le caratteristiche principali Tutto! della scuola? Attacca i nemici, distrugge i nemici, distrugge le stanze, completa le missioni, pesca, scarta, gioca, seduce, inganna, piazza le trappole. Casata Nient'altro. amiche tutte! E chi è rimasto per ultimo? Sarà un caso? Assolutamente no. Howard. Guardate la cattiveria che trasuda da questo personaggio infernale col suo Necronomicon scritto in pelle umana. Con l'anima che esce fuori, il pugnale sacrificale e ha la ruota. No, è un timone di una nave sul dorso. Lo sai Poi? perché? No, te lo stavo chiedendo. Non lo so, Ah. però penso che dipenda dal fatto che la sua evocazione tipo, ispirata al mondo di Cthulhu, è quella che tu prima hai detto che è bellissimo, che è il Dagon. E il Dagon, diciamo, nel Pantheon Cthulhuniano, Lovecraftiano, è una divinità, o dovresti sapere perché ne abbiamo parlato, è una divinità marina. E da qui quindi il timone per la divinità marina, quindi c'è il nesso. E qua c'è Andromeda, fatta Andromeda, tipo androide. sì, con i buchi per le roselline. Perché la prima volta era venuta fuori senza buchi per le roselline, Ha quindi anche c'era un un problema. ventaglio. E certo, ventaglio fatto a lame, però, attenzione. Ah. Eccolo! Cosa? Dagon! Ecco Ah! Dagon! Con i suoi... Sì. Ecco Dagon con questa scelta fighissima. Allora, c'è la coda, che sembra anche un po' avventosa, e tutte queste mani, queste braccia e queste mani mostruose che sembrano quasi costituire, vedete, sul dorso delle ali e i barbigli. Sotto. E guarda cosa c'è qua. E questa è la corona del primo giocatore. Che sarò io. Corona primo giocatore. Dei pirulini. I pirulini. Pirulini. Poi abbiamo, falli vedere tu. Quelle Abbiamo, che cosa abbiamo? sono le armi danzanti di Efesto. Di scusa, di Bronte. Ammazza. Di Bronte. Ah, piace? Cos'è? È bellissimo, Quello cos'è? è un cosetto, no, è rosario. E infatti ha la Rosa. rosa ed è rosario. Colorato sarebbe nero. Rosario. È vero, si può fare nera. E questo? Non l'hai visto? Cos'è? Gattino! È il gattino! Un po' più in là, un po' più così. Eccolo. Un po' più in giù, un po' più in giù. Gattino, miau. Ciao, Poi abbiamo com'era? L'elementale della terra, ispirato a il gigante di roccia della storia infinita, però tutto ricoperto di simboli incas, aztechi, perché il mago elementale è quello d'accordo. là, tutto ricoperto così. E abbiamo un Quello? uccello. No, non è il cielo. Quello dovrebbe essere. Hai capito, no? Chi è? È il Sì. Tengu. Cos'è il tango? È un demone giapponese caratterizzato dai ventagli che praticamente possono fare tipo dei tornadi. C'era pure in Doraemon il ventaglio che faceva Supervento. È un essere mezzo uccello e poi ha questa caratteristica del
della maschera col nasone. Pinocchio. No, non è Pinocchio. E abbiamo finito. Aspetta, 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 quello ce lo teniamo per super ultimo. Alla faccia se abbiamo finito, papà. Ah, abbiamo finito questo livello. Abbiamo ancora Altri personaggi. altri quattro maghi ci sono. Baba Yaga. Ah, inizi subito dal tuo preferito, Aspetta. Baba Yaga. Notare Ma che ricordavo ha un po' più vecchiarda, diciamo. che ha la casa con la zampa di gallina che si sposta per imprigionare la gente che ci passa. È vero. Ma allora manca il boy che prova a ucciderla. E Baba Yaga ha un occhio in meno perché gli ha preso il boy. Chi c'è? Cos'è? Come, che cos'è? Chi Ah, è? cos'è? È Bronte! Ah! Abbiamo nominato 30 volte. È il mago Ah, è forgiatore. vero, ha un occhio. Eh sì, è Ammazza quanti enciclopedia. dettagli. Ammazza che panza. Guarda, Quanti dettagli sulla pancia. il martello E infuocato. dietro ha un'ascia e un altro No, un martello. martellone gigante. Ah, questa è l'ascia, sì, è vero. Quando ho torto. Non ho mai torto perché ho sempre ragione. Va bene, amore. E questo è Tora? Che Come si chiama? bella Ah, la criniera del leone. wow. Cioè, leone. Sì, vabbè. Un po' più in qua. Sì, fighissima. Molto dettagliato. Thor è quello della Da demonologia. demonologia, a cui è ispirato di quel Tengu. E l'ultimo personaggio. Vai. L'ultimo. L'ultimo personaggio Non è è. quello il Prendi tu, nome, non è ci Skullor. riesco. Skullor o Skullcor? Com'era? Sì. Skullfor, aspetta. No, devo sapere il nome esatto di questo personaggio. Fallo vedere Faccio vedere io. Mamma mia, quanti dettagli che ha. Sono fatte veramente bene le te. miniature. Ripeti ogni miniatura, mamma mia, quanti. Perché è bella. Com'è che si chiama? Aspetta. Attenzione, era venuto fuori sul coso. Non c'era, non avevamo già incrociato il nome del personaggio. Ah, dannazione, va bene, lo troveremo qua. Va bene, poi ve lo facciamo sapere. Ah no, aspetta, era qui, era. Si chiamava Skulltor! il cattivo di ispirato al cattivo di He-Man. Mamma mia, quanto è bello. Come lo ricordate? Che c'ha. Ah, notate la spada del potere! Perché inizialmente le spade del potere erano due metà, una di He-Man e una di Unite. Facevano il Io super. ho il Aprivano potere. le porte del castello di Eterno. Cos'è, papà? Non lo so, però mi sembra grosso e cattivo e spero di non doverlo sconfiggere mai. Però è carino. Ha Sì. una spada conficcata. Definiscilo carino. Ha una spada conficcata sulla schiena, papà. È veramente è una sorta di agglomerato di materia magica e Degli resti. scheletri dentro. Sì, e armi. Che carino Una sorta di questo, agglomerato. papà. Quello è il Clock Golem, quello me lo ricordo. Era fighissimo. Ah, poi avevo visto gli artwork. Questo è il Clock Golem. Vedo tutti gli ingranaggi Se dietro. me la faccio. È vero, con i baffi. No, è un sorriso. E un sorriso, vabbè. Mi sento Questo male. che è l'elementare dell'aria. Prima abbiamo visto quello della roccia. Questo è l'elementare dell'aria. E poi quello là è il oddio, come si chiama? Il Minotauro. Minotaur. No, il Ah, Minotaur. Il Minotauro. Minotaur. Cioè che è il Minotauro che ti tira una torre addosso. Fa E quello è il suo malissimo. superpotere. Eh sì, tirare la torre addosso. Ce ne sono ben due, i Minotowers. No, 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 ma due. Poi abbiamo. C'è l'Oni. Che è sempre anche questo un demone ispirato alla mitologia giapponese. C'è questo. Ah, quelle erano delle volpi danzerine, non mi ricordo come si chiama. Il.
Anche queste erano ispirate alla mitologia giapponese. Vedete la 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, La sì. volpe come a Naruto. La volpe dalle molte code. E si chiamava Kitsune. Con le sue spade danzanti. Compri le spade danzanti. Te le compro quando ti crescono 5 code. Bene. Ultimo piano. No, Quanto mi facciamo devi prima dare? questo. Chi è? Robetta. Questo è quello impronunciabile del nome di prima. Lo ricordi? Lasciomer. Ah, sì. Roba seria. Perché? Mamma mia, Ha delle ha lette? talmente. Sì. Si solleva? Ha talmente. Tipo farfa, tipo colibrì. Ha talmente tanti muscoli che credo che molti siano addirittura inventati. Sembra una faccia questo muscolo. Wow. Incredibile, bellissimo. E abbiamo Il necrodrago. No, questo no, questo l'aspetto. una volta che vedi, è sempre tipo un mago risucchiato qua. Ma questo una volta aperto, ormai questo va tipo su una mensola in bella vista. Facciamo una super inquadratura del muso del negro drago. Se avessimo le mensole libere, tutte altre miniature o libri. Abbiamo ancora muri a disposizione su cui applicare altre mensole e librerie. Sto studiando dei piani alternativi. Tipo, tutti quei vestiti che hai nell'armadio, ti Dai! servono? E a te tutte le Sì. Guardate anche qui. Praticamente è tue magliette. Quanti dettagli? un mix tra ossa, malvagità e armatura appuntita. Tante Tanta malvagità e tante punte. ossa, tanto tutto. La coda, nonostante sia molto sottile, è solida, incredibilmente. Anche le ali. Mamma mia, quanto è bello. È veramente un peccato di Dio che mettono dentro così. Ah, c'è altra roba ancora su. Aiuto. Wow. Mamma mia, quanto dura questo unboxing. Sto faticando. Non ce la faccio. Aspettate, scusate i rumori molesti. Cosa c'è qua? No, Ah, il nemico di Gaia. piace. Mi dà fastidio averne 3.000. Lo so. Qui ci sono i K. Se incontrate un K dovete fare un inchino in modo che l'acqua gli esci dalla testa. Wow! Mamma mia, che lore! Complimenti! Tutti i libri che leggo un po'. Abbiamo l'abominio. Qua no, un braccio. È C'hanno tutti un bello. po' dei pezzi che gli escono un po' a caso. È bello. Cioè, questo è pieno di muscoli, ma se lo metti vicino alla Schomer sembra un Ha secco. una faccia su. Sì, anche lui. Questo cos'è? Quello è l'assassino per eccellenza dell'era Non ha un moderna. braccio. Ezio Auditore. No, ce l'ha il braccio, guarda. La Ah, sì. mano è qui dietro perché ha un pugnale che gli esce dalla. Che figo, voglio anche quello. Vuoi il pugnale? Sì, protagonista della serie Assassin's Creed. E papà non mi vuole far Zazza. vedere. Serie di videogiochi. Lo so, però non me li fai giocare. E questo che cos'è? Un porcuomo. Un porcuomo mutato. Tipico della maga Circe. Wow. Ammazza che panza, guarda che grosso. Wow. Il macellaio diventerebbe ricco con un porcuomo. E beh, anche con questo non si scherza col macellaio, se riesco a tirarlo fuori senza rompere. La tua paura di rompere qualcosa è incredibile. Ah, questo è il Bull Hole. Anche questo? No, è No. diverso. Ah, è vero, sono due cose Eh diverse. sì, questo è il Bull Hole. E questo invece è l'infame di Creta. Vedi che è stato legato. Sì. A me piace un casino il design così. Guarda, preso così, non sembra Hulk. A World War Hulk. Sì, Quando combatte nell'arena. nell'arena, O sì. a Thor.
Thor qualcosa, non mi ricordo dove l'hanno messo nei film. Quando gli tagliano i capelli. Quando tagliano i capelli a Thor, sì. Questo. Allora, chi vince secondo te tra Bullo Beh, e questo l'infame riesce di a Creta? sollevarli. Sì, è tutto quello che le usa come mazzo. Questo qua. Dici infame di Creta? Sì. Pure secondo me. E questo che cos'è? Non ho capito. Non lo so, aspetta. Sono riuscita a prenderlo. Ah, quello è un coso, un Nureonna. Anche questo è un demone di ispirazione giapponese caratterizzato dal lungo collo. Sembrano delle donne bellissime, ma poi in realtà Sono si rivelano dei serpenti. demoni. Sì, è un po' ispirato al Naga. Fantasy, il popolo serpente. Però in realtà. Qui ci sono le carte delle nuove scuole di magia. E di quelle vecchie riviste con le cose, come chiamano, i setup degli effetti delle varie stanze. E qua abbiamo Ah, guarda che c'è sotto! altri Aspetta, che non si vede bene. Ecco qua, guardate che c'è sotto le stanze. Ci sono, miniature. Dei tesori. ma non solo dei tesori, Ah, no. no, perché questo. È un normale forziere. Aspettate. Questo è un normale forziere. E questo invece è un mimic che apre la bocca quando tu ti avvicini, gnam, e te se mangia. Andiamo. Stupendi. Sì, è un bellissimo. Aspetta, vediamo le 8.000 miliardi di carte senza aprirle. Ah, queste sono le carte dell'evocazione e le carte delle varie fasi lunari. Queste sono le carte evento che man mano si scartano. Questo è l'abomino. Qui ci sono altre carte tra cui possiamo vedere la carta dell'evocazione dell'abominio. Queste sono le carte, credo, dell'evocazione evanescente di cui Sì. si parlava nel manuale. E poi abbiamo le 8.000 miliardi di scuole di magia. Scuole di magia. Penso di sì. Wow. Rituale oscuro. Eh sì, questa è quella bardica. Prendi tutto in mano. Una tonnellata. Non mi stanno tutte in mano, non ce la faccio. Ami, questa altra parte? Questo è un'altra cosa. Comando dell'ONI, questa è demonologia. Sì, affogare Ira del Bronli. Idea di Bronte, questa è Ah, Bronte, la. Sì, ok. questo è l'incantatore. E quello dell'elementale. E poi che c'è? La Poi abbiamo il magia del tornado di sangue. lame. Qui, magia del sangue. Stregoneria. Non lo so, potrebbe essere Bella o Omnia. E invisibilità. Ah, Ah, quello è una Marco. maschera. Marco quello lì. Una Ecco qui maschera. le scuole di magia. Un miliardo di scuole di magia. Peschiamo una casa. Attrazione fatale. Questa mi sa che è Circe. Potrebbe essere Circe. È venuta fuori una delle due preferite. E ce ne abbiamo un'altra. Muro di lame. Wow. Mamma mia, Muro di Lame era anche un incantesimo di D&D. E queste? Ah, qua ce n'è un'altra. Cos'è? Maelstrom, un'altra scuola di magia. E queste sono Che belle. le carte foil. No, Delirio di morte. vabbè. Sono stupende queste. Aspetta, queste le dobbiamo aprire. È riuscito subito. Sì, ho trovato subito il suo punto debole. O forse era tanta vo la voglia di aprirle. No, stupendo queste. No, Delirio di vabbè. No, morte. vengono pure in video, spero. Wii! Queste sono mie. Bellissime. Sì. No, sono stupende. No, vabbè. Calma, papà. Ma guarda, Sì, è una lo so, cosa sono fighissima. bellissime, Non l'ho mai visto in un le gioco da tavolo così. Armata delle tenebre! spie. Che Cladù, velata! bello! Non so. Tu non l'hai visto il film Armata delle tenebre. Stupendo. Proviamo a mettere a posto tutte queste scuole di magia. Provi a mettere a posto tutte Prova a queste mettere a posto tutte queste scuole di magia e vediamo velocissimamente le stanze. Perché è più di un'ora che stiamo qua a parlare di questa Allora, io robetta. sfoglio, tu.
Tu sfoglia, io. Tu fai quello che vuoi. Intanto tu apri, io metto qui. Sono vive le carte. Ce l'ha fatta? Scusa. Ok. Assassin's Brotherhood. E questa è la Gilda degli Assassini. Allora, aspetta. Ah, così è. Allora. Gira, che bravo. Dove c'è lo spazio per i cubetti e la parte attiva? Così è attiva e così è distrutta. Allora, aspetta. A sto Sì, sto qua. punto ci siamo. Ci siamo. Assassin's Brotherhood ci permette di perdere un punto vittoria e evocare Ezio in questa stanza. Che non è male, è mandare Ezio in giro a distruggere tutti i nostri avversari. La La forgia dei ciclopi. forgia del ciclope ci No, permette di. ciclopi. Amore, Sì, lo so. Oddio. Quante prese in inglese? Riattivare una delle due azioni fisiche già utilizzate. Se decidi di perdere un punto vittoria, ripeti questo effetto. Attenzione! Questa praticamente, come sapete, le azioni fisiche sono per muoversi o attaccare con un pugnetto gli altri maghi, ma soprattutto per muoversi, e qui lo possiamo fare addirittura due volte. Così. L'alciao, aleaus, aleaus. Ah, il birrificio. Ah, aspetta. Sì, il birrificio. Il birrificio sposta un mago bersaglio in questa stanza, poi cambia il verso di una delle sue magie non risolte che non sia una magia veloce, in modo che quando l'attività debba giocare ad effetto alternativo. Questa è una delle stanze più antipatiche che abbia mai visto in assoluto. Scombini i piani accuratamente preparati. Andiamo velocissimi. Abbiamo il macchinario etereo, il fairy Machinery. machinery. Scarta una missione e pesca tre missioni della runa attuale e conservane una. Quindi, se avete una missione che non riuscite a completare, immagino di poco conto, la potete dar via. Il Tempio Maledetto è a stanza grigia e permette di perdere un punto vittoria e subire un danno dalla rosa nera. Ma evoca due lanzichenetti in una stanza entro raggio 1. Non la girare in continuazione, altrimenti non si vede niente. Lasciala così. Giardino del ghiaccio e del fuoco. Infligge due danni a un bersaglio singolo entro raggio 1, oppure posiziona una stabilità nella stanza entro raggio 1. La stanza del ciclope. Wow. Pesca due carte artefatte a caso dal mazzo artefatti, tiene una e scarta l'altra. La stanza delle carte, delle car dei cartomanti. Stanza della carta, letteralmente. Comunque. Scarta una carta dalla tua mano della libreria e guadagna un punto vittoria. Oppure pesca due carte dalla libreria. La stanza dei porcuomini, i pigmen. Il mago bersaglio entro. No, vabbè. No, il mago bersaglio entro uno diventa un porcuomo mutato. No, è della cattiveria terrificante. Poi ci sono le regole per giocare come un porcuomo, naturalmente. Ma non è una cosa bella. L'orologium, perdi un punto vittoria per risolvere il secondo effetto di una magia di contingenza o combattimento che ha rivelato. Attenzione, questo è un doppio incantamento. Il teatro. Il teatro. Il teatro, il teatro, il teatro. Dov'è? Eccolo qua, stanza blu. Riprendi in mano una tua magia pronta e rivelata. Rimetti al suo posto una magia trappola pronta della tua mano. Poi abbiamo la palude viscidosa. Posiziona una stabilità in questa stanza e una stabilità nella stanza adiacente. Se proprio non sapete cosa fare, notate l'alto numero di instabilità necessarie per rompere questa stanza. Quindi, questa darà tantissimi punti E poi sicuramente. la tana dei troll. La tana dei troll. La tana dei troll infligge un danno al mago bersaglio. Quindi, scegli un altro mago che infligge un danno allo stesso mago bersaglio. Ah, wow, ci si focalizza tutti contro tutti. No, già fatto! Già Già fatto. fatto! Solo dopo quasi un'ora e mezza di unboxing abbiamo già finito! Mamma mia! Veramente tantissima roba! Ma proprio per... Aiutami a dire tantissimo! Tantissima roba. Non vediamo l'ora, ci arrivi a casa anche la nostra per poterla smontare, giocare e poi Gaia la rimette ogni volta a posto. E uno, due, tre, finito! La parte più difficile è stata sicuramente rimettere tutta la roba dentro. Guardate, è quasi una magia! Magia!
Forse la mia scuola di magia è quella di rimettere tutto dentro a posto le scatole dei giochi da tavolo. Potrei diventare capo della Gilda della Rosa Nera, secondo voi? Vi è piaciuto il video? Spero di sì. Iscrivetevi ai nostri canali social e ora torniamo tutti ad aspettare con ancora più ansia l'arrivo di tutta questa popò di roba da giocare. Hai detto popò? Ciao da Gaia e ora tornate tutti alle vostre battaglie di magia. Avada Kedavra!